Presentata questa mattina la stagione teatrale 2017-2018 del Teatro Verdi. All'incontro che si è svolto a Palazzo di Città erano presenti il commissario straordinario del Comune di Brindisi e presidente della Fondazione Santi Giuffrè, il dirigente della cultura Nicola Zizzi e il direttore artistico Carmelo Grassi. Il parterre di interpreti e registi coinvolti si conferma anche quest'anno di grande spessore. I nomi del migliore cinema italiano fanno il paio con i grandi artisti dello spettacolo dal vivo per spaziare dal teatro classico fino alle scritture contemporanee. No, certamente il teatro è impegnativo per la città, ma ci rendiamo conto di quanto sia importante per la città. Le difficoltà si sono accresciute perché la provincia non è più il nostro socio e quindi tutto ciò ricade sempre più sulle spalle del Comune. Il Comune ha dato ulteriore ossigeno a questa Fondazione Teatro Verdi, lo ha fatto in prevalenza ricorrendo all'abolizione di spettacoli previsti per l'estate brindisina che abbiamo ritenuto non essere di fattura adeguata, di livello degno di essere inserito in un contesto, quindi racimolando qualche cosa da là e qualcos'altro da altre parti, abbiamo mantenuto una stagione teatrale. Il Teatro Verdi, ha aggiunto Nicola Zizzi, conferma il suo essere teatro per la città, con la quale ha stretto da tempo un rapporto speciale. Il modello è quello di incontrare i diversi gusti portando a Brindisi la grande cultura teatrale. E la sfida che quest'anno riparte è che oltre ad essere un'occasione per la città, deve rendere il teatro uno spazio di accoglienza per la crescita delle nuove generazioni. Sulla stessa linea il direttore artistico del Teatro Verdi, Carmelo Grassi. Devo dire che lo scorso anno noi abbiamo avuto un livello alto e non ci è costato, nel senso che la stagione si è ripagata. È chiaro che il costo del teatro, della struttura è alto e quello non lo può ripagare la stagione. È ovvio che quello rimane a carico della Fondazione, ma l'abbiamo detto, è un teatro molto grande e che costa parecchio come gestione, quindi quello non si può ovviare con una stagione, però la stagione paga gli spettacoli e questa è una cosa importante, considerate che il dato nazionale è al 40% rispetto al 115% che noi realizziamo, quindi almeno lo scorso anno. Ci auguriamo che con questa stagione, con questa offerta che è variegata e per tutti e per tutte le fasce di pubblico, si possa replicare lo stesso risultato dello scorso anno. Il teatro per la città, con questo claim, si accendono i riflettori sulla stagione 2017-2018. Edizione numero 15 del Politeama Brindisino, targata Fondazione. Un viaggio nella scena che si apre alla città con un linguaggio comune, accessibile a tutti, ed esprime unità nella varietà delle tante proposte che si alterneranno sul palcoscenico. Non solo dunque il teatro della città, ma un teatro per la città, pensato per incuriosire e accendere emozioni, disegnato in orizzontale tra generi di spettacolo e generazioni di pubblico. Si comincia il 24 novembre con Come stelle nel buio, black comedy che racconta la storia di due sorelle che convivono da anni in una villa immersa nel verde sulla collina di Posillipo. A interpretare le protagoniste due straordinarie attrici italiane, Isabella Ferrari e Yaya Forte.